Pace bene a tutti, a voi qui presenti, a quanti ci seguono da casa. Siamo nella cripta di Santa Maria delle Grazie, luogo che custodisce la preziosa reliquia del corpo di San Pio da Pietrelcina. In questo giorno importante in cui vogliamo ricordare il momento in cui Giovanni Paolo II elevò Padre Pio agli onori degli altari, iscrivendolo nell'albo dei Santi. E per questa circostanza vogliamo insieme riflettere su un aspetto della spiritualità di Padre Pio, aiutati da Padre Luciano Lotti, nostro confratello, studioso proprio della spiritualità di Padre Pio. E il tema, ecco, lo prendiamo proprio da quello che costituisce un po' il sottotitolo del tema pastorale di questi due anni nel nostro santuario. Seguiamo il cammino che ci conduce a Dio. È una espressione di Padre Pio e credo che queste parole possano davvero aiutarci a prendere sempre più consapevolezza della nostra condizione di viatori, ecco, di persone che sono in cammino verso una meta. E allora prima di cominciare questo momento di riflessione vogliamo un attimo rivedere insieme quel momento davvero emozionante del 16 giugno 2002 quando Giovanni Paolo pronunciò appunto questa iscrizione di San Pio appunto nell'albo dei Santi. Vediamo la clip. Ad honorem Sancte et individue Trinitatis, ad exaltationem Fidei Catholice, ad vitae Christiane in clementum, auctoritate Domini nostri Jesu Christi, Beatorum Apostolorum Petri et Pauli, ad nostri natura deliberazione precapita e divina opere sefius implorata ad de plurimorum ratum nostrum consilio beatum pium et pietrocina sanctum esse decernimus et definium. Et sanctorum catalogo ascribimus statuentes eum in universa ecclesia inter sanctos pia devotione recoli de vera in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Da una meditazione sull'Epifania di Padre Pio da Pietrelcina. Come è avvenuto per i magi che nella stella vedevano la loro fede, la fede guida anche noi, e noi dietro il suo lume, sicuri, seguiamo il cammino che ci conduce a Dio, alla sua patria, come i santi magi guardati dalla stella, simbolo di fede, giungono al luogo desiderato. O Gesù, degnati di trasformare i nostri cuori come trasformasti quelli dei santi magi, e fa ancora che i nostri cuori, non potendo contenere gli ardori della tua carità, ti manifestino alle anime dei nostri fratelli per conquistarle. Il tuo regno non è lontano
e tu facci partecipare al tuo trionfo sulla terra, per poi partecipare al tuo regno nel cielo. Fa che, non potendo contenere le comunicazioni della tua divina carità, predichiamo con l'esempio e con le opere la tua divina regalità. Prendi possesso dei nostri cuori nel tempo, per possederli nell'eternità. Che mai ci togliamo da sotto il tuo scettro, né la vita né la morte valgano a separarci da te. La vita sia vita attinta da te, e larghi sorsi d'amore per spandersi sull'umanità, e ci faccia morire ad ogni istante, per vivere solo di te, per spandere te nei nostri cuori. Pace e bene a tutti. Questo tema, seguiamo il cammino che ci conduce a Dio, è un po' il tema conclusivo di un percorso di questi due anni, ed è il tema che praticamente dovrebbe un po' riassumere quello che è non solo il cammino del credente, ma il cammino di una comunità di credenti. Pare più ci pensa come una comunità che insieme cammina verso il cielo. Potremmo dire anche che la canonizzazione è proprio il momento in cui la Chiesa riconosce ufficialmente non solo il cammino di Padre Pio, ma anche questo cammino comunitario che lui ha pensato verso il cielo attraverso i suoi figli spirituali, attraverso le anime che dirigeva, attraverso i suoi confratelli e i gruppi di preghiera. Ma proprio questa idea di un cammino comunitario è l'idea che noi abbiamo sperimentato in questi mesi, che è andata in crisi. L'anno scorso, diciamo un 5-6 mesi prima dell'inizio del lockdown, verso la metà del 2019, è stato pubblicato un libro di due studiosi italiani intitolato La comunità come risorsa. Questo libro riprende uno studio di un'università di Chicago e dice sostanzialmente questo. Questo è uno studio economico, no? Dice tre sono i pilastri che sostengono l'economia. Senz'altro c'è lo Stato che sostiene l'economia, c'è il mercato che sostiene l'economia e c'è la comunità che sostiene l'economia. E proprio questi economisti dicevano: dobbiamo stare attenti che di per sé lo Stato, con i suoi principi prioritari, il mercato con i suoi principi dettati dalla globalizzazione, stanno schiacciando la comunità. Stato e mercato senza comunità andrebbero in crisi. Questo è stato detto a metà del 2019. In questi mesi di lockdown ci siamo accorti che effettivamente è avvenuto questo, e anche le conseguenze economiche che abbiamo avuto sono state proprio queste. Il mercato senza la comunità, cioè senza il mondo del lavoro, senza il mondo agricolo, senza il mondo delle fabbriche, è andato in crisi. Ma non è andato in crisi solo il mercato, è andata in crisi anche la parte emotiva che custodiva le nostre comunità. Ci siamo sentiti più soli. Questa solitudine ha creato problemi, ha creato delle urgenze di incontrarsi. Questa solitudine molto spesso nelle micro comunità che sono le famiglie ha creato anche difficoltà a rapportarsi insieme. Come comunità cristiana ci siamo sentiti isolati, non perché non pregassimo, anzi è stato un periodo in cui si è pregato in un modo straordinario. C'è stato internet, senz'altro ci sono stati incontri, la televisione ci ha aiutato e tutto, ma è mancata l'Eucarestia. Ma è mancata l'Eucarestia come espressione del nostro essere comunità. Per chi vuole, rimando alle riflessioni di Papa Benedetto XVI nel secondo volume della
passione di Gesù di Nazaret, lui dice esplicitamente: la comunità nasce dall'Eucarestia. Celebrando l'Eucarestia noi siamo una comunità. Possiamo aggiungere anche un altro concetto sempre che è dello scorso anno, anzi di qualche anno fa, che si è diffuso nelle catechesi della Chiesa italiana, in modo particolare dopo il convegno di Firenze, e cioè si parla di comunità grembo. Questo termine, comunità grembo, è molto antico, risale a Michel Malfessioli, un filosofo americano, poi è stato preso da un sociologo europeo, Sigmund Bauzan, e questo concetto loro lo usavano quasi al negativo, cioè dicevano a un certo punto la comunità in qualche modo nasce perché le persone hanno bisogno di difendersi, si sentono espropriate di qualcosa, hanno bisogno del gruppo. Ma nelle catechesi della Chiesa italiana questo concetto è stato ripreso invece al positivo. Si è parlato di comunità grembo, cioè si è richiamato il concetto fondamentale del nostro essere Chiesa. Siamo grembo, cioè siamo una comunità che genera dei figli. E qui ci mettiamo in pieno nella spiritualità di Padre Pio. Tutti ricordiamo l'immagine della lettera che Padre Pio scrive nel 1918, 18 gennaio del 18, ad Antonietta Vona, nella quale dice: la Chiesa è la colomba che genera i colombini e i suoi figli. Un'immagine che poi Padre Pio riprenderà in diverse lettere, anche nella lettera a Emanuele Brunato. Padre Pio parla di una Chiesa che è comunità perché genera i suoi figli. Padre Franco Moscone, nel progetto pastorale 2019-2020, ci spinge a guardare oltre. Non siamo solo una comunità che genera dei figli, ma una comunità che ha il dovere, proprio come comunità grembo, di far fruttificare questi figli, di accompagnarli nella educazione. Anzi, richiamo un concetto che è di Sant'Agostino, caratteristico della parabola del seminatore. Che cos'è la parabola del seminatore? Una parabola nella quale si parla di una parola di Dio che viene seminata in un campo, e questo campo è la Chiesa. Ma il seme non resta solo nel campo. Il seme viene trasportato dal vento, viene portato intorno, a volte sulle rocce, a volte in mezzo ai rovi, che sono parte di questo campo. E la comunità cristiana ha il dovere di far fruttificare anche quel seme, di rassodare quei terreni, di essere un grembo fertile e un grembo educativo, dice il nostro padre arcivescovo, padre Franco. Ecco, in tutto questo ci consegna, alla fine del suo testo di formazione, l'immagine di Maria Santissima, che dice: Maria Santissima, si rivolge alla Madonna, aiutaci a custodire l'attitudine all'ascolto, grembo nel quale la parola diventa feconda e ci fa comprendere che nulla è impossibile a Dio. E cioè la parola di Dio nel grembo di Maria diventa feconda perché partorisce il figlio, ma perché? Perché quel grembo è disposto a farla fecondare. E qui ci domandiamo: quale Chiesa vogliamo essere per far sì che questa parola di Dio possa fermentare, possa diventare veramente un seme che germina e produce frutto? Le immagini sono tante che potremmo richiamare, immagini prese dalla Sacra Scrittura. Pensate a Sara che è stata fecondata dalla parola, ma è stata fecondata dalla parola in un momento di crisi di fede di Abramo, che si sentiva quasi abbandonato, ma anche in un momento suo di gelosia per quella schiava che aveva avuto il figlio. E
in questa tristezza umana, in questa solitudine umana, la parola diventa feconda. Ecco il messaggio che Dio ci dà proprio in questi giorni. Anche se c'è la crisi, c'è la debolezza, la solitudine, c'è una parola che diventa feconda. Ma ancora, ci sono tante altre immagini della Sacra Scrittura che potremmo richiamare in questo momento, e soprattutto possiamo richiamare la storia del popolo ebraico, un popolo nel quale la parola di Dio viene diffusa continuamente, la parola che diventa promessa, che diventa attesa. In questo contesto proviamo a rileggere alcuni aspetti della vita di Padre Pio, proprio a partire da questa immagine del grembo fertile, che in Maria Santissima diventa così esplicito al punto che dal suo grembo nasce il Cristo. Il grembo di Maria viene reso fertile da una parola grande, ma viene reso fertile dall'esclusività di Maria. Maria è aperta totalmente alla grazia di Dio. Maria, nella visitazione a Elisabetta, consente a Dio di prendere il sopravvento, di essere Lui a manifestare quella che è la gioia e di essere Lui la fonte della gioia. Maria, nelle nozze di Cana, mette l'avvento del regno di Dio al centro della sua storia. Sono questi tre elementi che possiamo ritrovare in una storia di Padre Pio, che a volte è una storia avvilente, una storia nella quale lui si sente solo. Potremmo, tra virgolette, parlare del periodo della solitudine di Pietrelcina come il grande lockdown di Padre Pio, durato 7 anni, non durato 2 mesi. Un momento in cui lui sentiva questa solitudine, tanto che diceva a Padre Benedetto: vorrei qualcuno con cui parlare, qualcuno con cui confrontarmi, perché sentiva la sua solitudine in quel momento. E poi pensiamo anche agli altri momenti di solitudine nei momenti delle persecuzioni. E Padre Pio in tutti questi momenti ha quella risposta di fede che gli fa germinare, che gli fa donare qualche cosa per gli altri. E poi il momento della grande manifestazione della grazia di Dio, o potremmo dire i tanti momenti della grazia di Dio. La vita di Padre Pio è segnata da tanti fenomeni straordinari. Lui si sente indegno di questi fenomeni straordinari. Dice: vorrei chiamare i peccatori del mondo a vedere come Dio ha trattato me. Figuratevi come tratterà voi, e mi ha arricchito di tanti segni di cui non sono degno. Anche nei confronti delle stimmate aveva questo atteggiamento. Cioè Padre Pio lascia che lo Spirito operi nella sua storia. Proprio come Maria, nel giorno della visitazione, grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente, Padre Pio dice: sì, il Signore opera e io sono aperto a Lui. Ma soprattutto proprio nell'atteggiamento di Maria nelle nozze di Cana, in questa fretta di avere il regno di Dio, vediamo proprio questo atteggiamento di Padre Pio: ormai la mia vita è tutta spesa a liberare i fratelli dai lacci di Satana, scriverà Padre Benedetto. Questa urgenza grande di vivere l'opera dello Spirito e di rendersi pienamente disponibile a quello che è il regno di Dio. Questa opera di Padre Pio rende fecondo il suo sacerdozio, lo rende fecondo nel suo apostolato di confessore, nelle sue opere di carità, nei gruppi di preghiera. Ma tutto ruota proprio intorno a questa Eucaristia da cui parte il suo ministero. Questa Eucaristia che, come ha detto Papa Giovanni Paolo II nel giorno della beatificazione, era veramente la celebrazione del mistero pasquale. Allora ecco, in questo contesto potremmo vedere cosa può dirci oggi la canonizzazione di Padre Pio. Prendo sempre un'immagine dal commento di Padre Franco, il quale richiama un po' questa parabola del seminatore, nella quale si dice:
il grano apportato dove il 10, dove il 30, dove il 40, dove il 100, e spiega perché si diceva il grano apportato il 30%, perché quando si faceva il raccolto c'era una parte di quello che, cioè si pensava che una spiga più o meno fosse ricca abbastanza per tutti se arrivava a 30 green, a 30 chicchi. Era un numero simbolico per dire 10 chicchi vanno per mangiare, 10 chicchi per seminare il prossimo anno e 10 chicchi come una riserva per la carestia. E allora lui dice, quando il Vangelo dice che qualche spiga ha portato il 100, vuol dire l'abbondanza. Chi conosce Padre Pio sa che lui usava invece un'altra espressione. Dio te ne ricompensi a 1000 doppi. Il doppi probabilmente richiama le monete dei Borboni, noi dobloni, 1000 doppi. Per dire, Padre Pio veramente pensava a questa azione di Dio in un modo abbondante, in un modo pieno di ricchezze, ed educava i figli spirituali a vivere la generosità di Dio. Ma ancora la canonizzazione ci spinge a guardare a questa vita di Padre Pio veramente come questa abbondanza è stata non solo nelle tante persone che sono venute qui a San Giovanni Rotondo, nei grandi segni come Casa Sollievo, ma anche proprio a quei tantissimi processi di conversione che Padre Pio ha portato nelle persone. Anche qui mi piace sottolineare come Padre Pio, quando vedeva che qualche sacerdote era rigoroso come lui, lo rimproverava. Lo rimproverava forse perché in quel rigore c'era la forma, c'era l'espressione esteriore o l'orrore per il peccato, mentre quella severità di Padre Pio era un avviare dei processi. Era seminare qualche cosa nel cuore dell'uomo perché Padre Pio potesse portare frutto. E ancora un altro elemento caratteristico della vita di Padre Pio, che diventa veramente per me il grande messaggio della canonizzazione: Padre Pio, la canonizzazione, lo sapete, si è basata su un miracolo. E quando parliamo di canonizzazioni, di beatificazioni, sappiamo che la Chiesa richiede questi miracoli quasi come un timbro di Dio. E Padre Pio è un po' come Sant'Antonio, sono questi santi che sono conosciuti nel mondo come i santi taumaturghi, che fanno miracoli. Però Padre Pio molto spesso prendeva la distanza dai suoi miracoli. I suoi miracoli erano più che altro un educare la fede, si distingue molto oggi su questo fatto. Una cosa è educare alla fede, insegnarti qualche cosa, e una cosa è indirizzare la fede, educare la fede, educarla nel modo giusto. Educare a comprendere che il miracolo è il segno, è qualche cosa che Dio ci dà per accompagnarci, ma il miracolo è qualche cosa che deve cambiare la tua vita dal di dentro. Ricordare la canonizzazione di Padre Pio significa, a mio avviso, ricordare questa missione che abbiamo come Chiesa, come frati, come gruppi di preghiera. Passare da un'educazione alla fede, forse teorica, forse non troppo nostra, a un'educazione a educare la fede. Educare la fede nel senso di condividerla, nel senso di camminare insieme verso questo regno di Dio come una comunità che vive dentro di sé la sede e la sparge, proprio come si sparge il polline o il seme portato dal vento in tutti i campi. E vorrei fermarmi qui, casomai ripetendo una parte almeno di quella preghiera che Padre Franco ha fatto al termine della sua, del suo piano pastorale, che è un po' quella che richiama un pochettino la nostra catechesi. Benedici tutti noi, Maria, amante della vita. Preserva le nuove generazioni dalla tristezza e dal disimpegno.
Rendile per tutti noi sentinelle di quella vita che inizia il giorno in cui ci si apre, ci si fida e ci si dona a Dio. Pace e bene a tutti. E vogliamo un attimino ancora rivolgere il nostro pensiero alla Vergine Maria. Padre Pio sicuramente sarà contento. E, è uno degli aspetti che certamente lo caratterizza, questa sua forte, grande devozione alla Madonna. Spesso lui, ecco, invitava a pregare il Rosario, invitava a pregare, ad amare la Madonna e a farla amare. E allora noi vogliamo cogliere anche questo aspetto particolare della devozione di Padre Pio e rivolgere anche a noi ancora un attimo il pensiero alla Vergine Maria con il canto della Salve Regina. Salve Regina, Mater Misericordiae, Vita Dulcedo, Espes Nostra Salve. A te clamamus, exules filii Eve, a te suspiramus, gementes et flentes, in hac lacrimarum valle. Eia ergo, advocata nostra, illos tuos misericordes oculos ad nos converte. Et Iesum, benedictum fructum ventris tui, nobis, post hoc exilium ostende. O clemens, O pia, O dulcis Virgo Maria. Dio onnipotente ed eterno, con grazia singolare hai concesso al sacerdote San Pio di partecipare alla croce del tuo figlio e per mezzo del suo ministero hai rinnovato le meraviglie della tua misericordia. Concedi a noi, per sua intercessione, che uniti costantemente alla passione di Cristo possiamo giungere felicemente alla gloria della risurrezione. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. E prima della benedizione vorrei ancora una volta esprimere il grazie mio personale, di tutti i presenti a Padre Luciano, per questa riflessione. E vorrei anche che insieme facessimo un augurio al nostro Padre Arcivescovo, l'ho detto anche durante la Messa delle 18, proprio perché oggi è una coincidenza davvero molto bella, ricorre anche l'anniversario della sua ordinazione sacerdotale. Quindi vogliamo assicurare al nostro Arcivescovo, al nostro Padre Franco, il nostro sostegno e la nostra preghiera. È importante per un pastore avere la vicinanza e il sostegno del popolo. E quindi davvero, se ci sta seguendo, Padre Franco, tanti auguri di un fecondo apostolato e di un fecondo ministero in mezzo a questa chiesa che è in Manfredonia, Vieste, San Giovanni Rotondo. Ed ora invochiamo la benedizione del Signore. Il Signore sia con voi. Per intercessione della Vergine delle Grazie di San Pio da Pietrelcina, scenda su di voi la benedizione di Dio Onnipotente,
Padre, Figlio e Spirito Santo. Nel nome del Signore andiamo in pace. Buonanotte a tutti.